E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la procedura sul PC per andare a registrare la nostra moto, una moto, al registro storico. Questo è l'invio della domanda. Quindi passiamo al PC e vediamo come si fa. Qua siamo nella pagina principale del nostro portale FMI, siamo su MyFMI, mi sono già loggato, e per andare a scrivere la nostra moto d'epoca bisogna andare tra le opzioni qua, moto d'epoca, andremo a scegliere la procedura A, ovvero motoveicoli muniti di regolare targa e ribetto di circolazione nazionale. Quindi andiamo su acquista e qua ci viene fuori tutta la pagina da dover compilare. Qua vedete ci sono le immagini del motoveicolo che io ho già caricato. Qua ci sono tutti i documenti, gli altri documenti, libretto di circolazione, titolo di proprietà se non c'è già, l'immagine del documento di riconoscimento, tutto quello che ci serve. Quindi adesso andrò ad inserire tutti i dati, ovviamente questo ve lo faccio passare, saltare. Quindi ad esempio qua marca, andiamo su Piaggio. Se comunque non sapete o non vi ricordate cos'è, andate a consultare il libretto. Quindi modello Vespa P125X, cilindrata, vedete quella del libretto, ovvero 123. Qua mettete vario numero di motore, numero di omologazione. Ok, poi qua si passerà alla scelta dell'esaminatore, ovvero colui che prenderà in mano la pratica e esaminerà se il vostro mezzo può essere registrato al registro storico. Vedete qua c'è comunque in parte la regione di provenienza. Io vi consiglio magari di contattare, visto che c'è l'elenco dei numeri di telefono, vi consiglio di contattare magari l'esaminatore prima per essere sicuri. Quindi andate a selezionare quello che volete. Che okay, una volta caricati tutti i documenti andremo a fare conferma che ha preso visione di quanto sopra riportato, conferma che i dati sono giusti e corrispondenti al vero. E qua poi ci comparirà conferma i dati, attiva il pagamento. Andremo qui, ci uscirà la pagina del pagamento, andremo a effettuare il pagamento di 70 euro. Ok ragazzi, una volta fatto il pagamento vi uscirà una schermata che vi dirà che il pagamento è stato effettuato, che è stata inviata e inoltrata la richiesta all'esaminatore che avete selezionato. Adesso attenderemo insieme, per voi sarà un istante ma per me sarà qualche giorno credo, vi farò sapere quanto ci impiegherà la richiesta a essere esaminata e ad essere accettata o magari rifiutata. E niente, io spero appunto che sia accettata, ci vedremo fra qualche istante e vi dirò il tutto. E niente ragazzi, dopo una settimana non ho avuto ancora una risposta, quindi adesso invierò un'email all'esaminatore per avere aggiornamenti, per sapere se ci sono dei problemi. E niente, vi aggiornerò poi quando avrò una risposta definitiva.
Intanto vi ringrazio di aver seguito anche questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e ciao ciao!